Buongiorno a tutti, ciao bambini, per chi non mi conosce sono Sara del Centro CreoPlanet di Treviglio e in questo video, rivolto appunto al nostro pubblico più giovane, faremo dei giochi insieme, per cui è necessaria semplicemente una piastrella di forma quadrata. Se non avete il pavimento in questo modo non è assolutamente un problema, potete chiedere ai vostri genitori di farvi disegnare con dello scotch di carta che quindi non rovina assolutamente il pavimento. Un quadrato in terra, così avrete anche voi il vostro punto di riferimento. Quindi non mi dilungo troppo, spero che vi divertiate con me, che questo allenamento vi piaccia e buon divertimento! Come vedete, questo è il quadrato di cui vi parlavo, anch'io l'ho segnato con il nastro così che voi lo vediate meglio. Cosa andremo a fare? Vi spiego velocemente, faccio una breve premessa: lavoreremo a specchio. Cosa vuol dire? Che se io sono dietro al mio quadrato, anche voi sarete dietro al vostro. Stessa cosa se io sono davanti, dovete poi avere il vostro quadrato dietro. Andrò poi a destra e alla vostra sinistra, ok? Ora possiamo iniziare. Iniziamo con uno skip veloce, una corsetta veloce, dentro e fuori dal quadrato. Iniziamo. In questo modo, via. Dentro, dentro, fuori, fuori, dentro, dentro, fuori, fuori. Quando avete capito potete andare ancora più veloci. Ancora 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Benissimo, entriamo ora nel quadrato. Da qui faremo fuori, fuori, dentro, dentro. Sempre una corsetta, quindi un bel ritmo sostenuto. Iniziate con il piede che volete. Fuori, fuori, dentro, dentro. Pronti? Via! Fuori, fuori, dentro, dentro. Fuori, fuori, dentro, dentro. E continuo. Ancora più veloce. Ancora 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Perfetto. Allora aggiungiamo ancora un livello. Partiamo da dentro il nostro quadrato e andremo prima a destra e poi torniamo al centro facendo tre appoggi ogni volta. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3. E pronti? Via, a destra, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aumentiamo un po' la velocità. Stop.
Partiamo da dietro al quadrato, entro nel quadrato, vado a destra con tre passi, rientro e torno indietro. Poi rientro, vado questa volta a sinistra, rientro e torno indietro. E abbiamo fatto una T. Ora andiamo a farlo un pochino più veloce. Andiamo. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 e dietro. Difficile questo? Ma ce la facciamo. Riproviamo un pochino più veloce. Pronti sempre con la prima gamba a entrare la destra. Via. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Ci mettiamo all'interno del nostro quadrato e faremo dei salti all'interno e all'esterno. Ne faremo 20. Contati insieme a me. Siete pronti? Quindi faccio vedere uno veloce, apro all'esterno e chiudo all'interno. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Perfetto. Questo era facilissimo. Allora qua vi voglio vedere. Partiamo ancora dentro. Quando apriamo le gambe, vado a toccare il quadrato alternando le mani. Quindi prima la destra e poi la sinistra. Partiamo dentro. La prima ancora a toccare terra la destra. 3, 2, 1, via. 1 e torno su. 2 e torno. 3 e torno. Facciamo 10. 4 e torno. 5, torno. 6, 7, 8, 9. E 10. Perfetto. Facciamo ora insieme il gioco dello specchio. Dovrete semplicemente copiare quello che faccio io. Vi ricordo che questa è la vostra destra, questa è la vostra sinistra. Lavoreremo a specchio. Se io sono dietro al quadrato, starete dietro anche voi lontani. Se io vado davanti al quadrato, saremo noi più vicini con il quadrato dietro. Semplicissimo. Partiamo da dentro il quadrato e copiate me. Ok? Avanti. Dentro, dietro, dentro, destra, dentro, sinistra, dentro, avanti, dietro, dentro, destra, sinistra, avanti, dentro, dietro, avanti, dentro, destra, dentro, avanti, dentro, dietro, sinistra, dentro. Ok, ora lo farò senza dire niente e dovrete copiarmi. State attenti. Con questo potete anche giocare tra di voi e copiare la vicenda alternandovi. Proviamo adesso a farlo saltando con due piedi, a piedi pari. Destra, centro, sinistra. Un tappetino, ci spostiamo dal nostro quadrato. Se non l'avete, mettetevi dove avete un tappeto. Basta che abbiate qualcosa di morbido sotto. Perfetto. Non so se avete visto lo scorso video che ho fatto sui bambini settimana scorsa, altrimenti vi invito a vederlo, e avevo fatto questo esercizio. Oggi faremo l'esercizio 2.0. Però prima riprendiamo questo. Ci sediamo sul tappetino in fondo e facciamo delle rullate sulla schiena. Via. Torno poi in posizione seduta.
7, provate ad andare più indietro possibile, 8, 9, 10, proviamo adesso a toccare con la punta dei piedi il pavimento dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bravissimi. Ora sempre più difficile, ci alziamo i piedi e facciamo la stessa cosa. La prima cosa che si piegano sono le gambe, ok? Quindi mi abbasso, appoggio il sedere e faccio la stessa cosa. Devo avere una bella spinta perché dobbiamo ritornare in posizione eretta ancora in piedi. Ve lo faccio vedere, poi ne facciamo 10 insieme. Un bello slancio e ci rialziamo. Via! Facciamo più difficile adesso. Proviamo sempre 5 volte a farlo partendo con le gambe incrociate. Un bello slancio in avanti, appoggio l'esterno dei piedi e con le mani tengo l'equilibrio e mi alzo. Riproviamo da qui. Peso sull'esterno piede, lo sposto in avanti, alzo il sedere e mi rialzo. Facciamolo ancora 3 volte. Una. Proviamo a cambiare la gamba avanti. Due. Ancora una volta. E 3. Le nostre proposte sono finite per questo video. Spero che vi siate divertiti e spero che vi sia piaciuto. Nel caso, potete chiedere ai vostri genitori di lasciare un like qua sotto.
Questi giochi comunque vanno bene per tutti e il bello sarebbe farli sempre con qualcuno, quindi magari sfidarvi con i vostri amici, con i vostri genitori, con i vostri fratelli, soprattutto magari il gioco dello specchio, quello si adatta molto bene e così è sempre più interessante l'allenamento. Se vi siete persi gli altri nostri video, vi ricordo che ne abbiamo caricati altri idonei per i bambini. Vi invito a guardarli sul nostro canale, appunto CryoPlanet Treviglio, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così non vi perdete tutti i nostri video e venite avvisati con una notifica quando noi ne pubblichiamo un altro. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi e alla prossima. Ciao a tutti e ciao bambini!